ECMA 2019, stand Kawasaki, siamo nel lato classico dello stand. Dopo la V800 Street, la V800 Café, è arrivata finalmente la versione tradizionale, la base. La più apprezzata forse, perché queste qui soddisfano due esigenze ben distinte, invece questa, la nuova V800, e basta, senza ulteriori appellativi, è quella di partenza, la più classica appunto, che torna quindi con il manubrio cromato, un manubrio dalla forma tradizionale, e non ha particolari curvature come erano quello della V800 Café, che simulava quello di una Café Racer, o quello della Street, che era molto più comodo. Qui il manubrio è dritto, la posizione in sella quindi è anche un po' più naturale rispetto a prima. La base meccanica invece è sempre la stessa, cioè il bicilindrico parallelo fronte marcia da 800 cm3 in grado di erogare 48 cavalli di potenza massima. Le prestazioni non sono il punto forte di questa moto, ma il punto decisamente di eccellenza è il look e le finiture, c'è tutto al proprio posto, è tutto ben rifinito e non per questo scarno, anzi. Comodissima è la sella, vedete qui in pezzo unico, ben imbottita, c'è spazio anche per il passeggero che si può ancorare a queste due maniglione. Piccolo salto in avanti nel futuro per una moto classica è rappresentato dal faro anteriore totalmente a LED, davvero molto luminoso, ricorda un po' quello delle altre classiche della famiglia, appunto, tipo le Z900 RS. La colorazione è solo verde, questo verde qua che vedete con questa grafica incurvata bianca. La nuova V800 arriverà in Italia a fine 2019, il prezzo è di circa 10.090 euro. Voi che cosa ne pensate? Quale delle tre anime della V800 preferite? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto il video lasciateci un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per non perdere tutti i nostri prossimi video qui live dal salone. Ovviamente seguiteci sui canali social, Instagram, Facebook e Twitter, e sul sito www.motorbox.com. Al prossimo video, ciao!